scoprire luoghi solitamente inaccessibili. È l'obiettivo del gruppo FAI che quest'anno lo fa attraverso un'apertura eccezionale e unica alla città. Si tratta di un'area archeologica sotterranea situata all'angolo tra Via Roma e Via dell'Abbazia, scoperta nel 2004 durante i lavori di realizzazione del grande edificio oggi esistente. Da quella volta l'area è stata chiusa al pubblico e frequentata solo da tecnici e studiosi, ma in occasione di questo appuntamento sarà possibile ammirarla da chiunque in tutto il suo splendore attraverso visite guidate di 30 minuti. Il 23-24 dalle 10 alle 12 e mezza, dalle 15 alle 18:30 occorre prenotarsi. E per chi si iscrive al FAI non c'è bisogno né di prenotazione né di niente, perché neanche di fare la coda, per cui entrerà, è uno dei vantaggi di iscriversi al FAI, per cui si potrà accedere alla visita nel momento in cui arriva. All'interno di questo posto saremo seguiti dagli alunni del liceo scientifico del liceo Apolloni e della scuola dell'istituto Olivetti. Nel dettaglio che cosa vedrà il pubblico? Lo spettatore che verrà qua sabato e domenica vedrà i resti di una villa romana suburbana di periodo tardo repubblicano e imperiale, raccontata attraverso mosaici ed affreschi. E sull'abbandono di questa villa si è sviluppato poi un grande sepolcreto che ha distrutto, in parte danneggiato, le strutture della villa precedente, e tante se ne incontrano all'interno dei pavimenti, sia fatte con strutture di tegole che con strutture in muratura, sepolture singole e sepolture multiple che raccontano la vita di un grande cimitero che era esteso qui dal periodo tardo antico fino agli inizi dell'Ottocento. Quali sono i reperti che sono stati rinvenuti in questo scavo? Da questo scavo provengono parecchi reperti, numerosi reperti che abbiamo in custodia sia noi, sia in parte il Comune di Fano e sia anche in realtà il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sicuramente tra i più forse interessanti ci sono delle urne che raccolgono i resti incineriti, insomma, di alcuni abitanti dell'epoca. E oltre un tesoretto anche monetale molto interessante, e come si può vedere alle mie spalle in realtà poi anche le strutture che sono state rinvenute, ci sono anche dei ampi lacerti di affreschi conservati sul posto, cosa che è abbastanza direi rara se non unica per Fano. Naturalmente, ecco, il merito del FAI è che con iniziative di questo tipo ci aiuta a mettere, come dire, un focus, un'attenzione tra le tante realtà archeologiche di cui ci occupiamo come soprintendenza, ci aiuta a focalizzare a volte delle realtà che magari rimangono un po' più indietro, ma che invece sono meritevoli di essere nuovamente riviste e rivalorizzate.